Ora ci occupiamo dell'inserimento di tabelle accessibili all'interno della nostra pagina web. Come esempio, illustro l'esempio di una tabella per contatti del sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Quali sono le caratteristiche di questa tabella? Beh, alcune sono caratteristiche manifeste, cioè caratteristiche che vediamo già dalla visualizzazione quasi grafica della tabella stessa. Tabelle dovrebbero essere più possibile semplici, in modo che non contengano unione di celle piuttosto che campi difficili da interpretare, con, ad esempio in questo caso, un'intestazione chiara di colonna. Cognome, nome, telefono, email non sono dati, ma corrispondono a intestazioni di colonna. Poi, successivamente, vedete un elenco di persone che è con il loro cognome, il loro nome, il loro nome di telefono e il loro indirizzo email. Per facilitare lo scorrimento e la lettura della tabella, le singole righe hanno sfondi alternati, c'è uno sfondo azzurrino seguito da un fondo bianco, eccetera. Ecco, questi sono gli elementi che saltano un po' agli occhi, accanto al fatto che è opportuno che i testi non siano troppo attaccati ai bordi, in modo che siano facilmente distinguibili. Se poi andiamo a vedere il codice, sorgente pagina, andiamo a cercarci la tabella, ecco, la tabella inizia da qua, beh, si può notare che ci sono due elementi tipici di accessibilità, che sono una, la descrizione della tabella stessa, cioè la tabella che ha come marcatore table, vedete che ha un attributo particolare che si chiama summary, che corrisponde al contenuto della tabella stessa. Ad esempio, io solitamente uso questa tecnica, riporto gli elementi della tabella così come sono stati inseriti secondo i loro campi di appartenenza. Allora ho scritto l'elenco degli uffici della Direzione Scolastica per la Lombardia con indirizzo, telefono, fax, email. In realtà è poi da correggere perché questo è l'elenco del personale dell'ufficio della direzione scolastica. Poi ecco un secondo elemento che è invece caratterizzante l'accessibilità, che è un qualcosa che graficamente non si vede, è questa riga che è all'interno del marcatore caption. Che cos'è questo? Non è nient'altro che il titolo della tabella, che in pratica sottolinea quello che è il ruolo della tabella dati inserita nella pagina. Che cos'è? Qual è il titolo della tabella? Personale in servizio nella USR Lombardia. Ecco, per evitare una ridondanza di informazione, solitamente si sceglie che il titolo della tabella, cioè quello che è all'interno di questo elemento caption, sia nascosto alla vista per chi utilizza i browser in modalità grafica, con una particolare regola assegnata al foglio di stile, che però è già compreso nel foglio di stile che abbiamo dato in consegna. Bene, detto questo, andiamo a vedere un esercizio. Ecco, adesso noi intendiamo andare a riportare sulla nostra pagina web un'ipotetica tabella che è stata costruita da un collega e quindi con tutti gli strumenti tipici del laboratorio dei testi, magari sono state spostate le larghezze, sono state messe dei grassetti, sono state inserite le informazioni aggiuntive. Teniamo conto che l'inserimento della tabella come copia e incolla genera sempre dei problemi, perché anche soltanto questa operazione di spostamento di larghezza, che è tipica in chi poi costruisce questo collaboratore dei testi, provoca tutta una serie di informazioni aggiuntive che andranno poi eliminate. Bene, passiamo adesso come esercizio nel nostro sito. E adesso ci creiamo una nuova pagina. Quindi andiamo in Pagine, aggiungi nuova. Ecco, e quindi ammettiamo, no, di voler inserire una pagina, una sottopagina del menu docenti con l'elenco dei docenti. Quindi scriviamo elenco docenti. Poi torniamo sul nostro documento collaudatore dei testi, i docenti della nostra scuola,
2010-2011. Ctrl C, andiamo qua, Ctrl D e andiamo a capo. Poi ritorniamo sulla nostra tabella, selezioniamo la tabella stessa, tutta la tabella. Se uno utilizza Word, una volta che il mouse è nell'angolo, all'interno della tabella c'è un angolino, no, con delle doppie frecce, basta cliccarci, un quadratino con le doppie frecce e viene selezionata l'intera tabella. Ctrl C come operazione di copia. Andiamo nel nostro editor web. Scusate, ero in modalità HTML, ma torniamo in modalità visuale, grafica, e quindi Ctrl V. E la tabella è fatta. Se però per un attimo, solo per un momento, andiamo sull'HTML, vedete che ci sono tutta una serie di informazioni che non vanno bene, dalle larghezze a delle informazioni su come andare a scrivere in alto magari i nomi che sono indicati. Insomma, c'è da fare un lavoro di pulizia che con E TinyMC Advanced è molto semplice. Diciamo, in 5 mosse noi sistemiamo una tabella togliendo tutti gli elementi che non ci piacciono e ottenendo di fatto una visualizzazione uguale in tutte le tabelle del nostro sito, ed è un bel risultato. Andiamo col mouse all'interno della tabella in modo da visualizzare gli strumenti che ci offre TinyMC Advanced e clicchiamo sul primo, che inserisce nuova tabella, ma in realtà, vedete dalla finestra, inserisce modifica tabella. Lasciamo le colonne e le righe, padding celle 0, spaziatura celle 0 ci va benissimo perché sono tutte informazioni, queste gestite dal foglio di stile. Togliamo il bordo e mettiamo 0, prima operazione. Poi andiamo in avanzate, vediamo che non c'è nulla. Se ci fosse stato scritto qualcosa, avremmo dovuto modificarlo, tipo colore bordo, colore sfondo. Cosa andiamo ad aggiungere nella pannello avanzata, nella scheda avanzata? Il sommario, che non è nient'altro che quella frase che era all'interno dell'attributo summary. E che cos'è questo? Sono i docenti della scuola per nome, materia, classe e email. In realtà c'era già scritto perché avevo fatto la prova precedentemente, il sistema tiene memoria. Torniamo in generale perché mi ero dimenticato di spuntare table caption. Table caption è quello che sta per titolo della tabella. Ricapitolo, in questa finestra su generale, colonne e righe quello che c'è, padding 0, spaziatura 0, bordo 0, selezionare table caption. In avanzate ci deve essere soltanto il valore dato al cosiddetto sommario. Aggiorna. Prima operazione eseguita. Siamo sempre all'interno della tabella e adesso andiamo sulla terza icona, proprietà cella tabella. La prima operazione che noi dobbiamo fare è quella di togliere le informazioni che troviamo aggiunte. Ad esempio, il lineamento verticale in alto non ci sta bene, non impostato. Non impostato, non impostato, larghezza, via, non la vogliamo. Tolta la prima parte della scheda generale. Scheda avanzata, c'è qualcosa? Non c'è niente, siamo a posto. Prima di fare aggiorna, dobbiamo dire che cosa andiamo a aggiornare? Solo la cella corrente? No, aggiorna tutte le celle della tabella. E poi clic su aggiorna. Vedete? Mi ha fatto già il secondo dei nostri 5 passi. Terzo passo, dobbiamo andare a dire che nome, materia, classe ed email in realtà sono intestazioni di colonna. Lui non lo sa ancora. Tra l'altro sono scritti in grassetto perché così le abbiamo trovate. Togliamole il grassetto perché noi ancora una volta gli elementi di stile li facciamo decidere dal nostro foglio di stile, con un grande vantaggio, che tutte le tabelle saranno fatte nello stesso modo. Tolto il grassetto che non volevamo, vado col mouse sopra, ad esempio, il primo campo di intestazione di colonna che è nome, clicco ancora sulla terza icona, proprietà cella tabella, e gli devo dire: guarda, tu non sei un dato, ma sei una intestazione di colonna. Dove vado? Tipo cella, non data, ma intestazione. Ma intestazione di che cosa? C'è l'attributo scope,
che mi consente di dire che lui è in testazione di colonna. Bene. Detto questo, devo ancora dire a chi noi andiamo ad attribuire questa caratteristica. Alla cella corrente? No. A tutte le celle della tabella? Nemmeno. Ma tutte le celle della riga, perché tutte le celle di quella riga sono in testazione di colonna. Fatto questo, clicco su aggiorna. Ecco, poi fatta la frase 3 ho dimenticato la frase 0, che è la di mettere poi il titolo, no? Che poi viene nascosta alla vista. Qui scriviamo semplicemente elenco docenti. È un po' una ripetizione magari della scritta di prima. Bene, fatto questo, andiamo a vedere l'HTML, giusto per vedere come stiamo lavorando. E se ricordate l'HTML di prima, vedete che è estremamente più pulito. E tanto più è pulito, tanto più sarà poi uguale in tutte le nostre rappresentazioni. Torniamo su visuale perché non abbiamo finito. Ricordate la tabella di prima, quella dell'ufficio scolastico che aveva le righe alternate. Come facciamo? Per fare questo, l'operazione è assistita ancora. Andiamo sul nome Bianca Bianchi e andiamo questa volta a cliccare sulla seconda icona. Proprietà riga di tabella. E cosa devo dirgli? Devo assegnare alla riga una classe. La classe che è un qualcosa, che è un'informazione, diciamo così, che è contenuta già nel nostro foglio di stile. Vado su classe, non impostato, e clicco sull'elenco che si viene a formare con la freccia. Vedete che qui sono soltanto quelli principali, ma se io clicco su Value posso inserire una classe a piacimento. Beh, l'informazione che vi do è che la classe che ha il compito di fare gli sfondi alternati ha un nome, si chiama TDAlt, ce lo dobbiamo annotare per ricordarcelo. Quindi scriviamo semplicemente TDAlt. E poi dove andiamo a far funzionare questa classe? Sulla riga corrente? No, perché sennò soltanto una di queste righe avrebbe lo sfondo diverso. Ma andiamo ad esempio su tutte le righe pari. A questo punto aggiorniamo e anche se noi non vediamo in modalità visuale, beh, avremo inserito lo sfondo alternato. Andiamo a vedere su HTML, e vedete che una riga sì, una riga no, peraltro, si trova la classe appena assegnata. Ecco, io do anche queste spiegazioni aggiuntive, però non dobbiamo preoccuparci anche se noi non conosciamo l'HTML, perché è appunto un approfondimento, se vogliamo, di spiegazione. E altrettanto un approfondimento è legato sull'ultima operazione di eventuale miglioria, che però vediamo meglio andando a salvarci questo come bozza. Questa pagina salviamo come bozza e andiamo un attimo a vedercela come risulta. Vedete, no? Che l'effetto è già molto simile a quello che volevamo, no? Abbiamo le righe alternate, abbiamo una tabella semplice che poi viene a essere identica ovunque, però abbiamo forse uno spazio esagerato, no? In alto e in basso. Perché abbiamo questo spazio aggiuntivo? Perché nel passaggio da Word a Web sono stati portati avanti dei paragrafi, che sono quelli che automaticamente generano dello spazio sopra e dello spazio sotto. C'è un modo per eliminarli molto veloce? Sì, ed è un trucchetto se vogliamo, anche se ci richiede in questo caso un piccolo passaggio sull'HTML. Clicco su HTML, vado alla fine a cercare il marcatore di fine tabella che è slash table. Ricordiamo che lo slash davanti al marcatore vuol dire chiusura del marcatore e salgo su fino a trovare quello di inizio tabella che sarà table. Saliamo, saliamo, saliamo. Eccolo qua. Questa è tutta la tabella. Con Ctrl C me la copio, poi vado, mi apro programma per le note, no? Tipo il Block Notice se uno utilizza questo sistema o altri, col Ctrl V me lo vado a mettere sul Block Notice. A questo punto devo togliere tutti i segni di paragrafo. Cosa faccio? Modifica, sostituisci,
In pratica utilizzo la funzione trova e sostituisci. Scrivo P, in realtà scrivo minore P maggiore che è il marcatore di inizio paragrafo, sostituisce, lascio bianco con nulla e faccio sostituisci tutti. E lui me li toglie. Vedete qui alla fine, no, non c'è più il P di inizio, ma c'è il P di fine. Bene, come ho tolto il P iniziale, tolgo anche il P finale. E li ho tolti tutti. A questo punto, qui magari c'è anche degli spazi aggiuntivi che peraltro poi il programma già elimina per conto suo, faccio file, anzi modifica, seleziona tutto, di nuovo CTRL C, mi chiudo il block notice che non mi serve più, torno sulla mia pagina, peraltro già selezionata la tabella di prima, CTRL V, incollo la nuova. Ed ecco che in questo modo ho realizzato anche questa cosa che volevo fare. Cosa mi manca? Un paio di ritocchi. Ad esempio, i docenti della nostra scuola non è una frase, non è un paragrafo e quindi la marco come testata 3, il famoso H3 che abbiamo già visto. Poi chiudo il tutto con che cosa? Dicendo che questa pagina nell'elenco dei docenti è figlia di docenti. Template standard perché non contiene categorie, perché non deve filtrare nessun tipo di circolare e adesso la pubblico. Magari ho dimenticato qualcosa, però adesso lo vedremo. E la visualizzo. Andiamo a vederla. Ecco, vedete che la nostra pagina è anche resa meglio, vedete che il paragrafo non c'è più. E la nostra tabella è ben inserita all'interno, peraltro, della pagina docenti. Se io clicco su docenti, vedete che me la trovo qua come sottopagina.